tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti online. Ho fatto tutti questi acquisti online perché avevo sinceramente paura ad andare nel negozio, ma purtroppo poi una cosa è stata piccola per quanto riguarda mio figlio e quindi sono dovuta andare. Però abbiamo riportato i jeans da Bershka e ci hanno ridato i soldi e quindi siamo andati via subito. Una cosa che vi faccio vedere, l'ho acquistata qui a Palagonia quando si poteva uscire, perché siamo in zona rossa per adesso e quindi non si può uscire. Questa l'avevo comprato nel negozio di una mia amica che è Katie Moda e vende tutti questi pellicciotti molto particolari e io ne avevo ricevuto uno per il compleanno dalla mia migliore amica. Siccome avevo visto che nella sua pagina Facebook era rimasto il colore rosa, e che vuoi che non prendo anche il rosa, e ho preso il rosa. Sto parlando di questo cappottino, giacchettina fatta in questa maniera con il cappuccio ed è tutta rosa e poi ha le maniche in felpa in questa maniera molto molto bella, tiene caldo e ha abbastanza ha delle tasche abbastanza grandi ed è una misura unica, ma a me sta molto bene, quindi mi piace. Questa la metto con i jeans, con i maglioncini bianchi tipo come adesso, e mi piace tantissimo. Poi le altre cose ve le faccio vedere mano a mano che li prendo, perché avendole acquistati online non ho le confezioni, perché le ho provate per vedere se erano buone oppure no. Il primo che vi faccio vedere è questa felpa comprata da Bershka ed è questa felpa di Mickey Mouse, molto molto bella, e il modello è oversize. Io ho preso una S perché le altre misure mi sembravano troppo grandi, infatti ci avevo azzeccato. Questa è la felpa, è nera, ma il disegno è stupendo, veramente stupendo. È una felpa abbastanza comoda e ha le maniche ovviamente così con il polsino. E nella parte dietro è semplicissima. Ovviamente che c'è un pelucco. Ovviamente la parte diciamo focale della felpa è questo topolino qui tipo dark ed è molto molto bello. E questo preso da Bershka. Poi, questo è H&M. Un'altra cosa, no, forse no, questo è Bershka. Sì, infatti, scusate. Allora, un'altra cosa che ho preso da Bershka sono questi pantaloni in questo verde Tiffany, molto molto bello, con le tasche qui ai lati. Questa è la parte davanti e questa è la parte dietro. Devo dire che mi sono piaciuti, mi stanno bene. Io ho preso una L, qui vedete 15,99 euro, ma io ho pagato tutto a metà prezzo ed è costato 9,99 euro. La fine del pantalone c'è sempre questo polsino, che è l'effetto che mi piace di più, e devo dire che sono abbastanza comodi, l'ho provati ed erano comodi. Ovviamente tutte queste cose li devo lavare e poi indossare, infatti questo qui è un haul che vedrete fra un paio di giorni, perché ho delle cose da farvi vedere ma ho anche dei video arretrati, quindi li devo fare uscire lo stesso. E questo è un maglione molto bello preso da Terranova e quindi l'ho lavato e adesso morbidissimo lo tengo, che è una goduria. Un'altra cosa presa da Bershka, ovviamente li vedrete dopo i video che ho fatto, ho preso il pantalone beige di questo materiale e l'ho voluto prendere anche lilla, perché erano i due colori che c'erano, e sinceramente avendo provato quel pantalone mi è piaciuto così tanto da prendere anche il secondo. Ed è questo, è di peluche ma bellissimo, se c'erano altri colori li avrei presi. Io sono fatta così, non so se voi siete fatti nella stessa maniera, se vi trovate bene con un prodotto, con un tipo pantalone o felpa che siano, io li compro se mi piacciono anche di altri colori. Lo so, sono malata, lo so. Questo è il pantalone, anche questo preso 9,99 euro se non sbaglio, ma in caso vi scriverò tutti i prezzi giù nell'info box. Di questo ho preso
una L, la misura più grande. Molto comodo, molto caldo perché è tutto peluscioso anche nella parte di dentro. È semplicissimo così, nella parte di dietro non ha tasche, né davanti ha tasche, ha soltanto questa culisse che si stringe e poi va giù, 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 in fondo, fino ad arrivare al polsino finale. E sono morbidissimi, assomiglia tantissimo al tessuto che ho di questo maglioncino. Qui ho il divano, per questo lancio, non per qualche cosa. Allora, poi ho fatto un ordine da H&M. Vi faccio quest'ordine adesso perché stavo aspettando l'ultimo paio di pantaloni perché diciamo, quest'ordine che io ho fatto da H&M mi è arrivato in due pacchetti diversi. Uno, diciamo, non mi andava bene, il pantalone era troppo grande, avevo preso la XL, ma era troppo, ma veramente troppo grande, quindi l'ho rimandato indietro e ho aspettato che mi rimandavano il pantalone giusto e quindi l'ho preso. Vi faccio vedere cosa ho preso dal sito. Ho preso questa felpa perché questi non si trovavano, c'era scritto che non erano venduti nei negozi, quindi non c'erano. Ho preso questa felpa di SpongeBob, mi piaceva tantissimo il fatto che era verde, non del personaggio. Sinceramente l'ho capito dopo. L'ho capito dopo che era SpongeBob. Comunque, questa felpa semplicissima, abbastanza oversize, quindi la felpa così con questo disegno di SpongeBob, le maniche semplicissime ma che si fermano al polsino normale, ti fa una specie di bombatura. Io ho preso la L. Ho preso la L perché le altre mi sembravano troppo grandi e questa è della marca Divided. Nella parte dietro ovviamente non c'è disegno, non c'è niente ed è molto molto bella questa felpa perché nella parte di dentro è felpata proprio come tutti gli altri prodotti che vi ho fatto vedere, tutti gli altri capi, scusate, che vi ho fatto vedere. Poi ho preso questa che vi faccio vedere adesso perché nei video precedenti avevo preso un paio di pantaloni, se non mi sbaglio da Stradivarius, dove erano i pantaloni bianchi, però erano tutti tipo macchiati con quei disegni che fanno tipo a macchia, con il verde e tutto. Li posso utilizzare sia con la felpa verde di SpongeBob che vi ho fatto vedere adesso, sia con questa felpa bianca, questa qui, che c'è anche il cartellino qua. E infatti l'ho pagata 9,99 e qua c'è il cartellino. Forse viene dal negozio. Boh. Ho preso la XL come nell'altro maglioncino perché è bella comoda e mi piace tantissimo. Questo è sempre effetto pecora, abbastanza larga anche nei laterali come si vede. E poi alla fine ha sempre il polsino per quanto riguarda le maniche. E invece qui è tagliata normale, non ha, né, cioè, né, non ha tipo il taglio vivo. Ed è molto molto comoda, l'ho già provata perché avevo provato quella marroncina e mi è piaciuta tantissimo. E poi devo dire la verità, questo tipo di felpe che hanno il pelo di fuori tengono anche caldo dentro, quindi io ve li consiglio. Poi per 9,90 euro sinceramente ottima occasione. E infatti, come vi ho detto poco fa, io l'avevo presa marroncina e quindi l'ho presa anche bianca perché sono fissata con il bianco. E che vi dico? Vi do la chicca finale che è questa. Io ho preso questo completo perché mi è piaciuto tantissimo. Il completo è questo ed è sempre di SpongeBob. Io non l'avevo capito che all'inizio era SpongeBob. Comunque mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere. Di questa della felpa c'era soltanto la doppia XL, quindi l'ho voluta prendere. E del pantalone io avevo preso una XL, invece poi l'ho provato e ho preso una L perché non avevo visto che qui equivale a una 50. Sinceramente mi stava bene anche una M, ma ormai non cambio più, non faccio più rese, non faccio più niente perché me li tengo, perché a me piace anche tenerli, diciamo, la felpa, il pantalone, tenerlo anche abbastanza largo. Vi faccio vedere il pantalone perché mi è arrivato oggi. Molto molto bello, devo dire. Il pantalone è questo, vedete, abbastanza grande come pantalone, ma la XL era enorme e non mi ricordo il prezzo. Vabbè, qua non c'è messa ad esempio il prezzo.
comunque della linea Divided, come tutte le altre cose, ed è molto molto bello, ha le tasche qui ai lati, come vedete qui ha le tasche, ed è semplicissimo. In questo pantalone la parola semplicissima è al bacio. Comunque sono fatti così, abbastanza larghi, molto molto larghi, e alla fine hanno il polsino. Devo dire che anche la XL era molto bella come vestibilità e tutto, però si vedeva che era troppo ma troppo grande, e quindi ho preso questa per abbinarla. Ovviamente questi non c'erano nei negozi, c'è scritto proprio vendita solo online, e ho preso la doppia XL della felpa. La felpa è anch'essa oversize ed è una felpa fatta nella stessa maniera, diciamo, del pantalone. Il disegno è uguale, ha il cappuccio e devo dire che questa accoppiata mi piace tantissimo. E la felpa è molto bella, e poi anche queste tasche qua laterale. Io poi farò delle foto in caso li metterò online su Instagram. L'unica cosa che quando ho provato questa felpa stavo lì lì per pensarci e prendere la misura più piccola perché mi sembrava troppo grande. Allora, per quanto riguarda la larghezza, sì, è un po' grande, ma è oversize e quindi mi piace proprio questo fatto. Per quanto riguarda invece le maniche, se io alzo le braccia, le maniche scendono abbastanza e quindi meno male ho preso la XXL perché sicuramente le altre sarebbero rimaste cortissime, quindi è una cosa che odio nelle felpe. Sono garzate dentro, quindi belle, vi tengono, diciamo, a calduccio, e la felpa invece è foderata. Io l'ho provato ovviamente e mi piace come mi sta e tutto, ed è abbastanza felpata, quindi molto molto comoda in questo periodo. La parte finale, perché io avevo visto la tuta tutta al completo, era data da questa magliettina, ovviamente oversize, anche questa, che è sempre di SpongeBob. Questa la indossava al di sopra di questa felpa. Voglio vedere come mi sta, se non mi piace la tengo tipo per stare a casa, non mi interessa. Ed è questa maglietta di SpongeBob. Nella parte di davanti è fatta così semplicissima. E nella parte di dietro c'è tutto il disegno che vedete qua. Ed è molto molto bella, devo dire che mi è piaciuta e quindi l'ho voluta prendere anche questa. Allora, vi faccio vedere gli ultimi due acquisti che ho fatto, perché per quanto riguarda l'abbigliamento abbiamo finito. Ho fatto un ordine da Marianò perché c'erano degli sconti, in più mi facevano uno sconto per quanto riguarda... Ora non mi ricordo se era proprio per la palettina o per altre cose. Comunque ho preso due cosucce. Mi è arrivato tutto questo paccone qua con la carta all'interno. E vi faccio vedere i campioncini che mi hanno dato e i due prodotti che ho acquistato. Allora, i campioncini che mi hanno dato sono questi profumi di Tiffany. Poi mi hanno messo questo qui di Bulgari. Di Bulgari. E questo, due di Bulgari. Questi due di Bulgari e questo di Tiffany. Ne sarà contenta la mia migliore amica perché lei piacciono tantissimi i profumi. Cosa ho preso? Ho preso questa palettina di Essence per quanto riguarda il contouring, perché quando ho fatto il video, scusate, ma provate questa parte qua. Quando ho fatto il video dei best low cost, ho notato che mancava qualcosa per quanto riguarda il low cost ed era una palettina di contouring. Non ce l'avevo, avevo tutto high end, ma low cost non ce l'avevo. E quindi l'ho voluta prendere. Questi sono i colori, ovviamente ho preso quella più chiara, ma credo che sia ottima per me. E quindi la proverò e vi farò sapere. Una mia amica ha fatto un ordine sia da Kiko che da Wycon e mi aveva chiesto se volevo qualcosa perché voleva arrivare alle spese di spedizione gratis. E quindi ho preso qualcosina anch'io e ho preso un correttore per quanto riguarda Wycon e ho preso questo nella colorazione Fair 01. Ed è questo correttore qui abbastanza chiaro, mi serviva soltanto per illuminare la parte davanti, e
E il prodotto è questo. Non l'ho mai utilizzato e quindi poi vi farò sapere. Invece, per quanto riguarda Kiko, perché aveva fatto questi due ordini, per quanto riguarda Kiko, ho preso una cosa che volevo provare e sarebbe il fondotinta Lost in Amalfi nella colorazione Porcelain. Questo dicono che è un fondotinta adatto a una pelle matura, deve essere shakerato prima di utilizzarlo e tutto. E quindi ho preso la 02, credo che sia buona per me la colorazione. Sì, me lo metto così perché sono blu in poche parole. Ho preso la 02 che sarebbe la Porcelain. Spero di aver azzeccato la colorazione perché l'ho preso online, quindi non saprei. E niente, quindi ho preso questo fondotinta perché ho sentito parlare benissimo e quindi volevo essere sicura anche e darvi una mia recensione. Ho sentito parlare bene tra cui Eleonora Mocio e Miss Penny e quindi Simona, e quindi l'ho voluto prendere. Vediamo com'è e speriamo di trovarmi bene. Vi dico cosa ho preso da Marie Anneau. Oltre la palettina di Essence, ho voluto prendere questa perché era scontata, ovviamente. Ho preso la Be Perfect, la Carnival 3. Ho avuto la testa tanta così. Bellissima, stupenda. Compratela in tutte le versioni, in tutte le salse, in tutti i luoghi. L'ho voluta prendere proprio per soddisfazione che anch'io ce l'avevo. E quindi l'ho voluta prendere. È la Be Perfect di Carnival 3 Love Tahiti. È una bellissima palettina. Qui c'è il retro, però è gigante. Ma è gigante. Guardate la mia faccia. E quanto è il quadro di mio padre, si può dire. Guardate, cioè, vogliamo dire. Vi faccio vedere come mi è arrivata in questa confezione con le bollettine. Questa è la Parlettina. Mi è venuto da ridere perché se io dico che questa è una palettina, questa che cos'è? Questa è una palettina. Come dice la Lizzy, questa è una palettina, questa è una palette, Stefania, palette. E quindi, come dice la Lizzy, questa è una palette. E ve la apro perché ha la plastichina. Aspettate che tolgo la plastichina. E questa è la palette. Ha uno specchio abbastanza grande e questi sono tutti, ma tutti, e dico tutti, i colori. Devo dire che è molto molto bella. Da vicino rende veramente tutte le cose che sono state dette. Ha dei colori particolarissimi come Starlight, Blue Moon, Rose Pink. Devo dire molto molto belli anche dei verdi. Sono molto propensa per questi rossi, arancioni, voglio proprio provarle come stanno sul mio viso e devo dire che è una bellissima palettina. Spero di utilizzarla tantissimo perché devo dire che mi piace davvero tanto. Ovviamente questa la utilizzerò perché Lizzy mi deve insegnare tanti trucchetti per quanto riguarda gli occhi, per fare delle sfumature, per fare delle cose particolari. E io gli ho mandato una foto in particolare che è di Andrea Cimatti, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere di Andrea Cimatti perché voglio imparare a truccarmi e chi meglio di lei può aiutarmi. E quindi non vedo l'ora di fare. Non vedo l'ora di truccarmi con questa palettina e di vedere cosa riesco a combinare tramite l'insegnamento della Lizzy. Ovviamente io credo o lo faremo in privato oppure lo faremo su Instagram, non lo so. Ditemi voi se volete vedere una cosa del genere dove lei mi spiega tutto il da farsi per fare un make-up abbastanza particolare. Scrivetemi giù nei commenti se volete vederlo su Instagram oppure lo facciamo noi in privato. Sono molto curiosa di vedere cosa ne pensate voi, perché se vi piacciono i make-up noi li continueremo a fare su YouTube, se non vi piacciono li sposto su Instagram e li farò lì velocizzati e basta, e pace amen. Non lo so, ditemi cosa ne pensate. Ovviamente per quanto riguarda i miei acquisti abbiamo finito. Vi posso assicurare che abbiamo finito perché vi posso dare anche il mio portafoglio perché non c'è nemmeno 5 centesimi per giocare a carte.
l'ho prosciugato. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi cosa vi è piaciuto per quanto riguarda il mio haul di abbigliamento. Ditemi, anzi, una curiosità, che poi vediamo cosa possiamo fare di questa curiosità. Ditemi un capo che vi è piaciuto e l'altro che non vi è piaciuto per niente. Scrivetemi un commentino qua sotto e ditemi la cosa che vi è piaciuta e che non vi è piaciuta. E poi vedremo il da farsi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!